Un saluto a tutti gli amici di 360 gradi web TV. Oggi siamo a Sarno con una persona davvero speciale che per me è davvero un onore poter incontrare ed intervistare. Siamo con il dottor Giulio Filippo Tarro, virologo oncologico di fama mondiale. Buonasera dottore. Salve a tutti. Oggi qui a Sarno per ricevere la cittadinanza onoraria. Lei ha ricevuto tanti riconoscimenti nella sua carriera. Si emoziona ancora davanti a queste cose, a questi riconoscimenti? Sicuramente quando sono sentite, sia per chi l'ha data sia per chi la riceve, ovviamente il sottoscritto, sono sicuramente molto sentite. Qual è il suo legame con Sarno? Beh, già io da 20 anni addietro ho cominciato, diciamo, vicino a questo agro da Siano, dove la mia prima cittadinanza onoraria. E quindi successivamente a Sarno sono stato sia per i Lions, proprio nella sala del comune per delle conferenze, ancora sono stato un'altra volta con l'ex presidente della regione Caldoro per un aspetto, per così dire, sanitario, sempre qua, diciamo, al comune. E poi un paio d'anni fa ho ricevuto il premio internazionale dei medici cattolici e quindi per l'occasione, pure qua dal comune di Sarno c'era un manifesto che mi riguardava. Professor Tarro, vogliamo ricordare però quali importanti ricerche lei ha portato a termine anche oltreoceano, perché lei, ripeto, è un professore di fama mondiale. Lei è stato il primo dottore a isolare il virus e accorgersi che c'erano delle associazioni con i tumori umani. Ci vuole spiegare meglio che cosa ha fatto in quel momento, che cosa aveva scoperto? Ma nell'ambito, per così dire, delle cause dei tumori, che come noi sappiamo ce ne sono tante, in particolare sono cause di rischio, una ventina percentualmente parlando di agenti sono virali. E il nostro primo approccio con il mio maestro Albert Sabin si è svolto a Cincinnati nell'Ohio, cercando se virus noti potessero avere un collegamento con la trasformazione delle cellule. Io partivo, diciamo, dal mio maestro italiano Magrassi, che si era occupato sulle leucemie, anche lui cercando qualche agente virale, che poi è stato dimostrato successivamente dai numeri in Giappone e poi da Gallo negli Stati Uniti. Senta, diciamo che adesso siamo arrivati in un momento della sua carriera in cui forse è arrivato il momento di fermarsi, o ancora lei fa delle ricerche, ancora si sente di dover dare qualcosa all'umanità? Ma io non penso che noi ci dobbiamo necessariamente fermare, vale il noi per chiunque, non è un pluralis maiestatis. Penso che fa l'altro, quando si fa la ricerca si fa qualcosa che piace, quindi la passione è un ottimo propellente. Nel caso specifico poi, quest'anno, appena iniziato, ricorre i 40 anni del male oscuro di Napoli, che io ho la presunzione di aver risolto per tempo, intervenendo sulla moria dei bambini, almeno 80, diciamo ufficialmente, legati alla bronchiolite, che era legata ovviamente al virus respiratorio sinciziale, che io sono riuscito a isolare e a dimostrare appunto come responsabile dell'ora epidemia. Quindi lei ha salvato tanti bambini e non crede di meritare forse qualcosa in più? Forse ancora non sono arrivati alla concezione di doverle dare addirittura un Nobel per queste sue scoperte, che ha dato così senza interesse e grazie alle quali tante persone, tanti bambini sono stati poi salvati. Si sente un po' escluso da certe cose, nonostante tutti i riconoscimenti che le vengono conferiti? No, assolutamente. Penso che il premio maggiore che uno possa avere è quando salva la vita di qualcuno. In particolare, anche a distanza di anni, incontrare gente che ricorda che sono intervenuto a salvare la vita di qualche parente, anche molto stretto, come possono essere i genitori. Grazie, dottore.